Un caro saluto da Esaur Italia Notizie, la quale in collaborazione con Antenna Abruzia, la nostra radio d'autore da Cosenza, vi presenta la quinta puntata dell'informazione differente. Con noi, il dottor Alessandro Govoni. Alessandro, benvenuto, buona serata. Ciao Giuseppe, grazie come sempre di ospitarmi e spero che stasera sia un'altra serata di informazione Di di interesse, interesse. sì. Ma guarda, noi spero che questo percorso duri per tanto tempo e che la passione di chi ci ascolta diventi sempre maggiore. A Certo, questo certo. proposito, ricordiamo agli amici che ci ascoltano che c'è una chat in diretta completamente disponibile per le domande che si vogliono fare. Noi abbiamo Alessandro Perfetto. che risponde perché Alessandro, ricordiamo, è stato CTU del Tribunale di Cremona dal 2013 al 2019. È un tecnico bancario, quindi Certo. conosce bene la materia, conosce bene quello che sta accadendo. Mi fermo qui perché lancio il countdown e poi ritorniamo per parlare e scambiarci qualche idea sui derivati nella pancia dei comuni, nel Certo. tesoro del nostro, della nostra nazione. A tra poco. Bene, oggi è 25 ottobre del 2022, siamo in un momento cruciale perché il governo, oggi ci sono state le dichiarazioni da parte del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, l'onorevole Presidente Giorgia Meloni, l'onorevole Giorgia Meloni, alla quale facciamo i migliori auguri. In merito a ciò, siccome stasera parliamo di derivati nella pancia di parecchi comuni d'Italia, ti chiedo subito, a bruciapelo, Alessandro, Sì. che cosa può fare la politica nei confronti di questa materia che sta danneggiando la stabilità di quella che è la nostra ricchezza, i borghi, i comuni? Certo, guarda, allora, avevamo già anticipato un po' quello che potrebbero fare, cosa potrebbe fare la politica, perché non può rimanere nelle mani del singolo che agisce contro queste banche d'affari che hanno fatto sottoscrivere i derivati ai comuni, prima ancora nel 92-93 al Tesoro. Non può essere un fatto del singolo che quindi perché è determinato questo sindaco, come fu determinato il sindaco del comune di Milano, dottoressa Moratti, che nel 2014, una volta giunta, quindi eletta sindaco, e vede che nel suo bilancio ci sono questi derivati che provocano dei prelievi dal conto corrente del comune perché causavano delle perdite ogni 6 mesi per milioni e milioni di euro, e quindi dice: non voglio queste schifezze nel mio bilancio, queste perdite che non consentono neanche al comune di soddisfare i più elementari servizi, e di conseguenza si rivolge alla procura di Milano e lì trova un procuratore aggiunto, il dottor Robledo, che si prende a cuore la cosa perché ne capisce di finanza, e poi insieme riescono quindi a far condannare in primo grado le banche, poi in secondo grado le banche vengono, come dire, viene scritto che non hanno, che il fatto non costituisce reato, cioè nel senso che
non c'erano abbastanza prove perché si configurasse il reato, ma perché antecedentemente comunque il comune aveva già trovato un accordo con le banche per questa, perché questa sentenza fosse di assoluzione, nel senso che non fosse, non ci fosse il penale, ma questo comunque dava questa formula, che cioè il fatto non costituisce reato. Cioè il, non costituisce reato, cioè il fatto c'è ma non costituisce reato, comunque dà sempre poi diritto al comune di procedere con l'risarcimento del danno, perché comunque il fatto c'è stato ma non c'erano prove sufficienti per dimostrare il reato, no? E quindi il comune quindi ottiene il risarcimento del danno, quindi i derivati vengono totalmente stranciati dalla pancia del comune e le banche d'affari restituiscono tutto il mal tolto, cioè tutte le perdite che erano state addebitate su conto causate, del comune, certo, vengono restituite e ottiene anche un risarcimento del danno per milioni. Quindi milioni. Diciamo che il comune di Milano è l'unico che, tranne, ecco, fa scuola ultimamente anche la prima sentenza al comune di Venezia. No, non fu l'unico, fu il primo. Fu il primo, ad agire contro, contro queste banche d'affari, ed era lì che si comprese, perché prima mancavano i contratti, cioè prima ci fu come un buio pesto, no? Perché mancavano i contratti, quindi quando... perché le banche d'affari avevano fatto sottoscrivere questi contratti ai comuni e poi non ne avevano lasciato copie ai comuni. Sembra una cosa pazzesca, ma così è. E quando con la Commissione Finanze, per esempio, ci siamo recati presso il comune di Torino, per che anche il comune di Torino avesse dei derivati in pancia, poi ben 21 derivati, e anche lì mancavano i contratti, cioè l'assessore al bilancio, quando tirò fuori dalla cassaforte quello che pensava fossero i contratti, quelli non erano i contratti, erano delle condizioni generali in inglese, dove non vi era scritto neanche, cioè sì, vi era scritto parte A, parte B, ma non era specificato quale fosse la parte A e quale fosse la parte B. Condizioni generali senza alcuna specifica. E poi invece, insistendo, convincendo anche l'amministrazione, si era riusciti a farci, la Commissione Finanze era riuscita a farsi consegnare i contratti derivati proprio dalle banche d'affari, perché altrimenti li consegnarono però di loro spontanea volontà, cioè in quel caso anche perché poi altrimenti... poteva comunque essere mossa ancora la procura. E da lì, per esempio, che per quanto riguarda il comune di Torino, si vede che gran parte di questi derivati erano con una clausola di perdita certa alla stipula per il comune, perché il comune, ad ogni scadenza del derivato, che è semestrale, incassava, era scritto proprio su questi contratti derivati, che incassava soltanto l'Euribor, mentre la banca d'affari straniera incassava il tasso. Il tasso però è composto da Euribor più spread, quindi sistematicamente il comune perdeva lo spread ad ogni scadenza del derivato, ogni 6 mesi, e questo su 16 derivati. Gli altri 5, ce n'erano 5 invece dove il comune non perdeva tanto, perché incassava un tasso e pagava un tasso, quindi pagava un Euribor più spread, non so, del 2%, e incassava un Euribor più spread dell'1,80%, quindi perdeva solo lo 0,20%. Certo. Su sottostante, su mutuo stante di 350 milioni, perdeva 40-50 mila euro, cioè comunque cifre ragguardevoli, importanti, sì, in altri sì, derivati invece perdeva milioni di euro, perché perdeva, quindi sono diciamo, scusami Alessandro, sono esperienze che fanno storie. Poi ultimamente, di qualche giorno fa, la prima sentenza a favore del comune di Venezia, vero? Sì, poi ecco, diciamo che poi questi derivati hanno tutti rimandano a una giurisdizione estera. Quindi molti comuni
si fermano, si sono fermati nel poter nel far dichiarare nulli questi contratti perché si trovavano nel contratto derivato la giurisdizione di Londra e fino a prima di questa sentenza l'Alta Corte di Londra aveva sempre detto no, è tutto regolare. Quindi certo. Per la prima volta invece l'Alta Corte di Londra, non so cosa sia accaduto a livello politico, ma ha dichiarato i derivati del Comune di Venezia nulli. Quindi è per quello che è importante ora che ci sia un decreto governativo che imponga, ecco, ora, letteralmente veniamo, imponga. Veniamo al punto della trasmissione di stasera, no? Sì. Questo governo pare abbia razionalizzato le tematiche fondamentali che hanno un po' impedito all'Italia negli ultimi tempi di emergere, quindi l'Italia è rimasta un po' ai margini, no? Di quella che è un po' il controllo della sua sovranità, della propria sovranità. Certo. Con il discorso di apertura di Giorgia Meloni, con la situazione programmatica che ha presentato alle Camere, indica un percorso. Che cosa consiglia un tecnico come te che ha vissuto questi problemi, ha vissuto da parte dell'utente, da parte del consumatore, in questo caso i comuni, no? Che cosa consiglia la politica? Come si deve muovere la politica? Allora, io consiglio al governo Meloni di per risolvere questa annosa questione dei derivati, perché teniamo presente che questi sono contratti che hanno durato 30 anni, sono stati sottoscritti nel 2001, dal 2011 in poi, quindi sono contratti che scadono nel 2031, 2035, 2040, cioè, e comportano una certa alla stipula, cioè ogni 6 mesi a debito automatico sul conto corrente del comune, quindi prelievo da queste banche d'affari. Quindi è necessario che un decreto proprio governativo che imponga ai comuni, quindi al sindaco, di procedere sia in sede civile che penale. In sede civile perché abbiamo l'importantissima sentenza della Cassazione Sezioni Unite numero 8770-2020, dove praticamente la Cassazione dice se la banca d'affari non ha indicato nel contratto il costo occulto, il contratto è nullo. Che cos'è il costo occulto? Lo spieghiamo in poche parole. Praticamente, poiché questi derivati incorporano una perdita certa per il comune, il derivato ha un suo valore. Le banche si vendono i derivati tra di loro, le banche d'affari si vendono i derivati tra di loro, dico guarda, questo derivato ha una perdita certa futura, attesa, quindi un incasso per me banca d'affari di 50 milioni di euro nei prossimi 15 anni, no? Perché 15 anni ho già goduto, ci sono ancora 15 anni di contratto, mi dai... Io te lo vendo, mi dai 25 milioni di euro e i 50 milioni di euro li incassi tu dal comune. Quindi questo prezzare derivato si chiama cosiddetto mark to market, aperta futura attesa, una sostanza, una penale di estinzione anticipata che viene fatta pagare al comune nel caso in cui il comune decidesse di uscire dal contratto derivato. Praticamente la banca d'affari attualizza al comune l'aperta futura attesa e gli attualizza oggi, dice tu comune vuoi uscire dal derivato, mi devi pagare 40 milioni di euro perché comunque io incasserò con queste condizioni contrattuali incasserò 50 milioni di euro, mi devi pagare 40 milioni oggi se vuoi uscire dal contratto derivato. E di conseguenza la Cassazione dice questo è un costo occulto, la Cassazione delle Sezioni Unite, questa ulteriore costo che viene chiesto è un costo occulto perché non è stato esplicitato nel contratto e quindi il contratto è nullo. E poi abbiamo, per quanto riguarda la giurisdizione estera, la sentenza dell'Alta Corte di Londra, che ha dichiarato i contratti derivati del Comune di Venezia nulli, proprio per lo stesso motivo, perché incorporano una perdita già certa alla stipula, perché sono stati modulati tutti così,
un rischio zero per la banca d'affari di pagare un flusso, di pagare un qualcosa ogni 6 mesi, e invece 100% delle probabilità per il comune di pagare invece una perdita. Perché si comprende, no? Se all'interno del contratto derivato vi è questo algoritmo per cui è scritto che il comune incassa solo Euribor, mentre invece la banca d'affari incassa il tasso, poiché il tasso è composto da Euribor più spread, il comune sistematicamente perde lo spread. E quindi è una perdita una certa. Truffa, Quindi, è una truffa legalizzata. Come si dice, ma com'è possibile che degli assessori al bilancio abbiano firmato una Zia cosa così evidente? No, non è evidente, non è evidente. Non è assolutamente evidente, anzitutto perché le banche d'affari non hanno lasciato i contratti. Quindi magari gli avranno dato una bozza e poi dopo il contratto sottoscritto. Teniamo presente che la modalità con cui sono stati fatti firmare questi contratti derivati sono stati fatti firmare in un periodo 2011, no? Quindi 2001, questi periodi dove di forte emotività, dove 2001 c'è stato il crollo della borsa, quindi i tassi schizzano, quindi fate queste assicurazioni sul tasso. Sempre queste banche d'affari sfruttano sempre queste multinazionali finanziarie sfruttano sempre la parte emotiva, anzi la creano, come dire, ad arte la parte emotiva, no? Ci sono crollate le borse, quindi i tassi sono andati al 5, 6, 7%, potrebbero salire ancora, quindi fate l'assicurazione sul tasso e poi tra le righe mettono questo algoritmo che invece determina una perdita certa per il comune. Oppure ancora nel 2011, quando a un certo punto viene inspiegabilmente lo spread BTP Bund tedeschi inizia ad aumentare, quindi va verso il 5-6%, e quindi questo comporta il pagamento di maggiori interessi sui mutui, e quindi le banche sfruttano questa cosa emotiva per ancora far sottoscrivere le banche d'affari, far sottoscrivere dei derivati modulati, dove poiché modulati sul fatto che, per esempio, il comune incassa un tasso soltanto nel caso in cui l'Euribor vada sopra il 3,50%, il che è una cosa impossibile, Alessandro, scusami la perché è una domanda, cosa, ti scusa. spiego solo questo, Giuseppe, è una cosa Sì. impossibile perché la Banca Centrale Europea ha il vincolo proprio statutario di tenere il tasso di inflazione sotto il 2%, quindi l'Euribor non potrà mai essere sopra di tanto al tasso di Ecco inflazione. C'è l'emotività. proprio una curva chiamata di Taylor per cui se il tasso di inflazione è questo, l'Euribor massimo, se il tasso di inflazione è il 2%, l'Euribor massimo può essere 3,50%. Infatti l'Euribor storicamente dal 2001 al 2011 mediamente è stato il 2,80, quindi un derivato recentemente analizzato. La società che subiva il derivato, quindi questa era una grossa società commerciale che aveva sottoscritto un derivato con una banca d'affari, e sì, c'era scritto che la società avrebbe incassato anche lei un flusso, ma soltanto se l'Euribor fosse andato oltre il 3,50%, quindi una condizione Perché impossibile che si verifichi, perché l'Euribor è andato nello al statuto 5% per un mese soltanto quando è crollata la borsa, nel 2001 e 2008, ma solo per un mese, ma proprio perché c'è questo vincolo statutario della Banca Centrale Europea di tenere il tasso di inflazione sotto il 2%, quindi l'Euribor non può essere tanto più alto, perché l'Euribor renumera il tasso di inflazione, può essere massimo l'1,5%, questa è proprio una regola imposta dalla Bank of International Settlement di Basilea, dalla BIS, alle banche, che se il tasso di inflazione
è il 2%, l'Euribor massimo può essere il 3,5%, massimo, ma proprio massimo. Mediamente adesso è stato in questi periodi di tempo, nel caso del 2001-2011, il 2,80%, quindi la banca aveva messo, la banca d'affari aveva messo una condizione impossibile che si verificasse per il comune. Quindi, mentre invece la banca d'affari aveva messo una condizione certa per lei, cioè che sia che l'Euribor si alzasse, diminuisse rispetto al tasso di esercizio, dell'1% sull'importo del mutuo sottostante, quindi questo mutuo era di 50 milioni di euro, cioè quindi pagava, cioè quindi perte certe già la stipula, no? Modulato, ti faccio una domanda. Però messi, scusami Giuseppe, all'interno di contratti di 400 pagine, certo, di condizioni generali con termini tecnici intraducibili in italiani, immaginiamoci un assessore al bilancio che magari che magari si fidava, no? Anche da, ma ammettiamo la buona fede, ok? Bisogna ammettere la buona fede, la mala fede sarà solo accertata, certo, quindi dalla procura. Teniamo presente che però queste, anche se fosse se ci fosse la mala fede, per quanto riguarda le amministrazioni comunali, questi sono reati prescritti. Importante, okay? Certo, okay. Certo, per certo. Quanto riguarda invece il risarcimento del danno, questo invece è sempre possibile perché il derivato è in corso. È questo, no? Che anche se il derivato poi fosse stato estinto, perché ci sono i comuni che l'hanno, a un certo punto, hanno pagato la penale di estinzione anticipata, il mark to market, sono usciti, hanno subito il salasso finale e per comunque liberarsi sono usciti quindi dal contratto derivato, ma se non sono passati 10 anni potrebbero ancora farsi restituire il mal tolto, perché non c'è ancora quindi, la restituzione. Alessandro, scusami, perché certamente sì, tu sei un tecnico e vuoi spiegare le cose, no? A noi che certo, siamo molto, molto ignoranti in materia. Però io mi faccio una domanda da testa dura, perché vorrei capire. Cioè, certo, facciamo parte dell'Europa. Quindi l'Europa avrebbe, secondo me, tutti gli interessi a risolvere queste tematiche, perché presumo che questo non sia un problema solo italiano, ma sia un problema... I derivati sono stati fatti sottoscrivere agli enti locali francesi. Appunto. Quindi, scusami, spagnoli. Volevo argomentare, ecco, mi hai risposto, quindi la mia domanda... Gli enti locali greci. Valore. Ecco, ma l'Europa, la Banca Centrale Europea, non avrebbe l'interesse di determinare una commissione d'inchiesta e aiutare i comuni, perché aiuterebbe pure se stessa? O mi sbaglio? Cioè, perché l'Europa non interviene da questo punto di vista? L'Europa ha un governo e ha un Parlamento. Il governo è la Commissione merito. UE. Purtroppo la Commissione UE è a trazione, è sempre stata a trazione, diciamo, proprio tedesco-orientale. Cioè, questo è risaputo, no? E questi grandi gruppi finanziari sono di questa estrazione, quindi... questo è quello che viene, che, cioè, stiamo parlando dei Rothschild, dei Rockefeller, sono tutti di origine tedesco orientale, no? Quindi, quindi l'attrazione della Commissione Europea è questa, cioè, possiamo avere fanno, dei nomi. Mai poi mai la Commissione Europea farebbe una cosa quando andando contro gli interessi delle multinazionali che praticamente questi membri però noi della dobbiamo Commissione capire. Europea rappresentano. Scusa Alessandro, noi dobbiamo capire da cittadini, e l'amico Rodolfo che ci sta seguendo ci chiede un elenco aggiornato di quei banchieri che fanno questo o di quei fondi, cioè, perché tu parli anche su dati di fatto, no? E l'amico Rodolfo ci chiede, si può avere un elenco di oppure qualche nome di questi fondi, di queste banche, certo, guarda, allora, che hanno determinato tutto ciò. Certo, le banche d'affari che hanno fatto sottoscrivere agli enti locali italiani sono conosciute dal momento in cui il Comune di Milano ha
a reperire i contratti derivati. Sono 7 o 8, sì, i nomi sono sconosciuti alla magari all'opinione pubblica, perché non sono, però per chi è del settore, per chi alle procure, quindi sono conosciutissimi. Stiamo parlando quindi di Morgan Stanley, Merrill Lynch, Nomura, JP Morgan, UBS Warburg. Sono queste le banche d'affari straniere che hanno fatto sotto Dex Credit Hop. Sono banche d'affari sempre riconducibili a questi grandi fondi dei Roche e Rockefeller, no? Quindi, perfetto. Mi hai risposto, Alessandro, mi hai risposto, perché noi dobbiamo comunque dire a chi ci ascolta da dove arriva la genesi di questa tematica, di questo problema. Certo. In parole povere, dove io posso capire, la politica come deve attivarsi in un decreto legge per, come dire, rispolverare, no? E uscire fuori dal tunnel per attaccare il problema. Che cosa diciamo? Sì, un decreto legge che imponga, ecco, proprio ai sindaci oppure ai governatori, perché derivati sono stati fatti sottoscrivere, a secondo il rapporto della Guardia di Finanza del 2011, a 900 enti locali. Quindi enti locali, 900 comuni. I comuni sono 6.000, quindi uno su sei ha sottoscritto derivati. 8.000. 45 province su 90. Quindi una provincia su due ha sottoscritto derivati. 11 regioni su 21. Quindi metà delle regioni hanno sottoscritto i derivati. Quindi governatori delle province e delle regioni, un decreto che imponga ai sindaci e governatori, quindi dei sindaci dei comuni, i governatori delle province e delle regioni, di procedere sia in sede civile che penale. Quindi lo può fare un sindaco, un singolo governatore, un singolo sindaco, un atto di questo tipo? Quando c'è un atto governativo che dice dovete procedere, questi devono procedere. Forse non mi sono spiegato. Sì. Il sindaco di Venezia ha messo in campo una procedura, no? Quindi ha denunciato, quindi a proprie spese. Il sindaco di Venezia, ecco, sì, quindi il comune di Venezia, sì, credo che abbia proceduto, ora perché l'articolo di giornale non si comprende. Comunque aveva certamente la giurisdizione estera, quindi si è rivolto anche all'Alta Corte di Londra. Ma certamente avrà poi depositato anche una denuncia in procura e fatto anche proceduto in sede civile, cioè presso il Tribunale Civile, quindi non solo presso il Tribunale Penale, ma anche presso il Tribunale Civile. Come può essere un decreto anche che quindi spinga la magistratura, imponga alla magistratura di procedere d'ufficio. Quando si ha l'elenco dei derivati, allora a questo punto la magistratura procede d'ufficio. Dico, io ho, quindi questo è l'elenco dei comuni che hanno sottoscritto derivati, quindi la magistratura deve procedere d'ufficio, perché poi se dall'altra parte abbiamo un sindaco che non è determinato, questa poi che fa la differenza, no? Certo, perché ci sono dei sindaci di Torino, che praticamente non hanno magari conoscenza e hanno timore di sostenere spese così di giudizio e quindi non vogliono aggravare il bilancio. Quindi però, una class action, Alessandro, potrebbe essere presente che chi agisce... Chiedo scusa, Alessandro, sì. Chiedo scusa. Una class action a livello nazionale potrebbe essere più interessante dal punto. Potrebbe essere anche questa. Tutti i comuni, quindi riuniti in class action, procedono, però anche questo deve essere organizzato a livello governativo. Certo. Quindi deve essere creato un pool, una commissione, del governo che poi in taxation agiscono contro
contro le singole banche d'affari comune per comune, perché comunque la fattispecie è unica. Stiamo parlando noi di abbiamo l'elenco dei comuni, Alessandro? Sì, allora abbiamo c'è un elenco, per esempio, dei derivati fatti sottoscrivere da alcune banche, quindi questo elenco c'è, è reperibile anche su internet, quindi okay, perfetto, sono i vari comuni che hanno sottoscritto derivati. Perfetto, è stata una puntata molto molto carica, eh? Questa ci spinge certo. Poi oltre i confini. Bene Alessandro, non andare ecco, via. Noterai che poi quando nella puntata precedente abbiamo parlato che dei derivati del tesoro, infatti sottoscrive il tesoro dello Stato tra il 92 e il 93, certo. E questi derivati invece sono stati modulati diversamente, perché qua a quell'epoca vi era un tasso di inflazione del 15%. Questi derivati, furbescamente, queste in maniera capziosa, queste banche d'affari straniere, com'è che li hanno modulati? Sapevano per certo che poi, siccome era già stata costituita l'UE col trattato di Maastricht nel febbraio del 92, era comunque negli obiettivi del trattato di Maastricht di costituire una banca comune europea, no? Che poi è stata infatti la banca, la BCE. E quindi di dare poi alla BCE il vincolo statutario di abbassare il tasso di inflazione sotto il 2%. Quindi loro già nel 92-93 hanno fatto sottoscrivere derivati agli stati. Sapevano già, quindi. Per cui la banca d'affari avrebbe comunque incassato il differenziale sebbene l'Euribor fosse diminuito. Quindi praticamente abbiamo più di 300 miliardi di BTP, il cui rendimento, perché BTP devono pagare come rendimento il tasso di inflazione, e invece su questi BTP ora hanno un rendimento del 1%, massimo 1,5%, ma ci sono 300 miliardi di euro circa di BTP su cui invece lo Stato italiano paga ancora il 15%. Quindi sono tanti soldi su tanti soldi. E infatti qui interviene dall'amico Ettore Buonalberti, che fra l'altro è stato il braccio destro di Donat Cattin, consultando il dottor Nino Galloni, l'ex ministro Galloni, il padre fu ministro, e lui dice proprio, era uno dei tecnici uno dei tecnici all'epoca, nel 92-93, questi tecnici erano all'oscuro di quello che poi sarebbe accaduto, no? Perché comunque la Banca Centrale Europea viene costituita nel 98, però queste banche avevano già fatto sottoscrivere questi derivati 92, sapendo 92. Che poi avrebbero avuto comunque arrivando a controllare le singole banche commerciali, azioniste delle banche centrali, che a sua volta sono azioniste della Banca Centrale Europea, e quindi avrebbero poi in qualche modo influenzato il fatto che la Banca Centrale Europea avrebbe dovuto tenere il tasso di inflazione basso sotto il 2%, e quindi poi vincere sistematicamente sui contratti derivati, che vengono chiamati in gergo questi contratti derivati fatti sottoscrivere al tesoro dello Stato italiano, banca d'affari vince se tasso cala. Quindi sembrerebbe un assurdo, no? Sì. Però in effetti se le avevano già previsto tutto, praticamente fosse calato, la banca d'affari avrebbe comunque incassato sempre il differenziale. Avevano già previsto tutto. Sì, sì, è proprio così, ce ne siamo accorti subito, perché questo era quello. Comunque, teniamo presente, ecco Giuseppe, che prima del 92-93 questi giochi sporchi non erano possibili. Non era possibile perché il tasso variava sulla base della domanda e dell'offerta.
domanda e l'offerta di denaro. Quindi se vi era la richiesta di... E poi era denaro reale. Se non vi era la richiesta di denaro, il tasso si abbassava, il tasso di era interesse. Denaro no? Reale, non era denaro. Era una cosa reale. Ecco, poi perché è stato, c'era la raccolta di è stato denaro. Conferito, e questo un po' in tutta Europa, al governatore della Banca d'Italia, proprio nel 92-93, di controllare il tasso. E quindi già subito il governatore di Banca d'Italia lo porta al ribasso, perché c'è il tasso di inflazione che comincia a scendere. E quindi però il Tesoro dello Stato purtroppo aveva firmato contratti derivati con la clausola Banca vince se tasso cala. Queste cose punto... sono emerse un po' tutte sì, certo. Quando nel processo contro l'agenzia di rating di Trani, mosso dalla procura di Trani, di Trani, per cui l'Italia a un certo punto paga un... Devi sistemare un po' la telecamera, Alessandro. Sì, scusami. Lì viene liquida, deve liquidare un contratto derivato. Abbassano un po' la telecamera. Con Morgastadi e va a pagare 5 miliardi in banconote contanti. 5 miliardi di euro in banconote contanti proprio perché vi era questa una clausola che in quel caso, se l'Italia fosse stata declassata sotto una certa votazione, doveva coprire. Non c'era motivo, ti ricordi che ne abbiamo parlato, non c'era motivo che l'Italia fosse declassata, eccetera, eccetera. Certo, è stata una manovra finanziaria. Un raid da parte di queste agenzie, che tra l'altro anche in quel caso furono assolte non per non aver commesso il fatto, attenzione, ma perché il fatto non costituisce reato, perché c'è differenza tra le due cose, perché se fossero state assolte, perché... Come la situazione di Milano. Il fatto vuol dire che non hanno commesso alcun reato, ma è la formula, con la formula il fatto non costituisce reato, cioè il fatto c'è stato, ma non ci sono prove sufficienti perché si configuri il reato. Però questo dà diritto al risarcimento del danno, infatti queste banche d'affari hanno dovuto pagare poi un danno allo Stato italiano. Bene. Bene, queste banche d'affari, queste agenzie di rating. Okay. Certo, noi comunque questo discorso lo continueremo, perché poi questo discorso si sposta anche sulle persone normali, cioè questa speculazione poi la spiegheremo sulle persone normali. Certo, certo. Non andare via, rimani lì. Salutiamo gli amici. E il nostro amico Rodolfo, che è un nostro assiduo frequentatore di questo programma, ci dice... Per salutarci, con il risarcimento del danno, nel caso venisse pagato questo risarcimento, paghiamo parte del debito pubblico. Sì, perché su 8.000 comuni, 900 di questi sono in pancia, hanno derivati carta straccia e devono versare interessi su interessi. E magari hanno già pagato penali per uscire fuori da questi contratti virtuali. Teniamo presente che noi abbiamo il bilancio primario, quindi esclusi gli interessi, e siamo sempre in avanzo. Cioè l'Italia però incassa più di quanto spende. Il bilancio primario dello Stato italiano è in avanzo. Però poi ci sono gli interessi sul debito pubblico, gli interessi, teniamo presente che una cosa... Parti sono questi. Fino al 1970 i titoli di Stato venivano emessi senza interessi. Scusami un attimo, quindi, parte di quegli interessi sono questi qua. Parte di quegli interessi sono questi qua. Ecco oltre perché tutto, Rodolfo ci ha richiamato. C'è anche un sistema di calcolo degli interessi sugli interessi, quindi c'è anche anatocismo, certo. Sarebbe doppia truffa. Il tasso reale sarebbe molto più alto, cioè teniamo presente che questo continua dal 1970, no? Che il debito sarebbe interessante avere su un debito già comprensivo di interessi, su cui si pagano ancora interessi, quindi... Alessandro, sarebbe interessante avere un sindaco che ha, sindaco di un comune a scelta, certo, che ha in pancia questi derivati, oppure l'assessore
di questo comune al bilancio, no? Per vedere come che cosa sanno di questi derivati. Bene, è stata una trasmissione fantastica. Certo, certo. Noi ci rivediamo la prossima settimana, però sono sicuro che questa puntata ha dato diversi spunti operativi che certo, si possono attuare. Poi questa trasmissione arrivasse anche ai massimi vertici istituzionali, e quindi intendo non solo governativi, ma anche proprio al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, eccetera, eccetera. Quindi ora siamo ci in mezzo. Proviamo. Ci siamo proviamo. I mezzi legali, i mezzi di legge, cioè perché abbiamo le sentenze. Certo. Teniamo presente che la Moratti ottenne quello che ottenne quando ancora non vi erano sentenze. Ora abbiamo una sentenza importantissima della Cassazione Sezione Unite. Quindi, che è quella di Venezia, del Comune di Venezia. E poi della Cassazione Sezione Unite, che ha detto che il derivato, contratto derivato deve indicare costo occulto. Se costo occulto non è stato indicato in contratto, contratto derivato c'è risarcimento. E quindi dà diritto al risarcimento, alla restituzione integrale di tutto quanto è stato pagato, è zero sul futuro. E poi abbiamo questa sentenza dell'Alta Corte di Londra che ha dichiarato comunque sempre i derivati, i contratti derivati con i Venezia, nulli. Quindi ora abbiamo le sentenze, per quello che quando si hanno le sentenze, d'accordo che le banche d'affari possono ricorrere in appello, no? Però intanto devono certo. pagare. Certo, va bene, va bene. Buona serata. Alessandro, non andare okay. via, rimani lì, non staccare nulla, ti prego. Okay. Perché nel backstage dobbiamo ragionare un po'. Va noi bene. Salutiamo gli amici e le amiche che sono state con noi. Okay. Con grazie mille Giuseppe, grazie a tutti gli ascoltatori. Il percorso è ancora lungo, il percorso è ancora lungo. Vi ringrazierei alla fine, io ringrazierò te, come tutti ringrazieranno te. A presto amici da Esero Italia Notizie e da Antenna Bruzia, radio d'autore, che collabora con noi da Cosenza. A presto, buona serata. Buona serata.